Buonasera ragazzi, come state? Tutto bene? Buona domenica. Oggi sono arrivato un po' in ritardo, però avevo necessità di recuperare un po' le energie dopo la giornatona di ieri con il ritorno dalle ferie più matrimonio. Sono andato a letto veramente tardi, anzi presto questa mattina, quindi avevo proprio necessità di ricaricare un po' le batterie. Domani inizia la nuova settimana, è lunedì, e quindi forza e coraggio a quelli che magari stanno attraversando gli ultimi giorni prima magari di godersi delle meritatissime ferie, o magari qualcuno proprio in queste ore ha appena iniziato la propria settimana di riposo. Quindi ci sono delle situazioni un po' diverse. È anche l'ultima settimana prima dell'inizio del ritiro della Juventus, dato che domani sarà il 3 luglio e il 10 inizia il ritiro con le visite mediche e quant'altro. Dall'11 in poi, se ben ricordo le parole di Allegri, poi arriveranno anche l'allenatore, lo staff e tutto il resto. Però la Juventus non sta ferma, ovviamente, non si sta riposando, sta lavorando sul mercato. Devo dire che la Juve mi sembra particolarmente attiva in questo fine giugno, inizio luglio, perché comunque abbiamo parlato di tante trattative, abbiamo esplorato diverse opzioni. Arriverà anche l'ufficialità di Giuntoli nelle prossime ore e inizierà veramente il suo lavoro alla Juventus come direttore sportivo. Intanto ci sono un paio di indiscrezioni di mercato. Una, che sarà la prima che andremo a analizzare, secondo me con poco fondamento. La seconda, invece, della quale dovremmo parlare un po' più nel dettaglio, secondo me ha un grosso fondo di verità, però cerchiamo un attimino di fare il punto della situazione. Appunto, la prima, ripeto, ci credo veramente poco, però la riporto per dovere di cronaca, dato che in queste ore se ne sta parlando. La Juventus sarebbe interessata al cartellino di Kalulu e al Milan, in cambio per il difensore centrale, andrebbe a offrire il cartellino di Weston McKennie. Ora, McKennie è un po' come il peperoncino, il prezzemolo, che lo mette un po' dappertutto. Ne abbiamo parlato in chiave Zaniolo, giocatore che potrebbe interessare al Galatasaray, ne abbiamo parlato in chiave Roma, ora ne parliamo in chiave Milan, però mi sembra proprio il giocatore che la Juventus sta cercando di infilare all'interno di uno scambio, perché probabilmente ci sarebbero pochi club interessati a sborsare una ventina di milioni di euro per cercare appunto di far valere anche un discorso relativo all'ammortamento del cartellino e quindi non garantirsi una minusvalenza. In realtà McKennie al Leeds era stato fermato per una quarantina di milioni di euro in totale tra riscatto, controriscatto, prestito. Poi il Leeds purtroppo è retrocesso. Alla Juventus non c'è spazio per McKennie. La Juventus vuole monetizzare un giocatore che era uscito dai piani tecnici qualche mese fa. E Kalulu potrebbe essere una bella idea, però io credo che da parte del Milan non ci sia questa volontà di affondare questo colpo. McKennie, secondo me, è un giocatore che comunque in Serie A potrebbe giocare titolare in tante squadre. Il Milan si è tutelato dalla partenza di Tonali, tesserando Loftus-Cheek dal Chelsea, che è un giocatore, secondo me, interessante. Qualche anno fa, prima della rottura del tendine Achille, sembrava un giocatore con tanto potenziale, poi ha fatto un po' più fatica a rientrare nel girone dei grandi nomi, però in Italia secondo me può fare una buona stagione, può essere un buon nome per il Milan. McKennie, io non so se effettivamente possa interessare ai rossoneri oppure no, e non credo comunque che in ogni caso sarebbero interessati a scambiarlo con Kalulu, però questa ovviamente è la mia umile opinione. Fatemi sapere nei commenti, secondo voi, se invece può nascere una sorta di trattativa, una strada che potrebbe portare Kalulu in bianconero e McKennie a Milano, sponda Milan. Però attenzione che la seconda indiscrezione è quella un po' più, secondo me, non dico veritiera, ma con un fondo di verità, perché sono due concetti, insomma, differenti, e cioè Berardi della Juve. Riavvolgiamo un attimo il nastro. La settimana scorsa Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ai microfoni dice: "Io non riesco a capacitarmi di come le big non cerchino un giocatore come Berardi." Berardi, tra l'altro, all'interno di questa sessione di calciomercato estivo sembra destinato comunque a lasciare Sassuolo, e la squadra più interessata appunto a tesserare Berardi sembrava essere la Lazio di Maurizio Sarri per regalarsi un colpo in chiave Champions League. Poi si è un po' raffreddata, no? Questa pista, e adesso sembra essersi calmato il tutto. Berardi però non è un nome inedito per la Juventus. Io credo che la Juve stia cercando ad ogni modo un giocatore che possa sostituire Di Maria a livello numerico e a livello di ruolo, però attenzione, non un giocatore che possa limitarsi ad essere un esterno destro, perché, ripeto,
secondo me l'anno prossimo giocheremo con il 3-5-2 come modulo di base, e come vi dicevo Zaniolo potrebbe essere quel jolly a partita in corso o in un momento delicato di una situazione di turnover, o comunque magari la Juventus in quel caso non vuole giocare col 3-5-2, ecco che Zaniolo può andare a ricoprire più ruoli e può essere un giocatore che anche da subentrato può dire la sua, a maggior ragione se il discorso di prima di McKennie riesci a inserire una contropartita che va a abbassare il prezzo e non vai nemmeno a compiere un esborso economico importante. Ecco, per Berardi la situazione credo che sia simile, perché comunque nel 3-5-2 uno come Berardi non lo puoi mettere a fare l'esterno, ovviamente nel centrocampo a 5 andrebbe a giocare a supporto di un giocatore offensivo che possa essere Vlahovic, che possa essere Milik, che possa essere Ken e chissà, magari che possa essere pure Chiesa. Poi andresti a ritrovarti con un attacco privo di punti di riferimento, ma quello è un altro discorso. Però Berardi nel 3-5-2 sicuramente un po' più sacrificato, ma più logico rispetto a Zaniolo. Invece Zaniolo sotto punta sembra un giocatore che abbia bisogno di un po' più di libertà, invece Berardi dalla sua ha un po' più di qualità che gli permette di giocare anche in quella posizione a seconda punta, come abbiamo visto fare appunto Di Maria in questa stagione. Però sappiamo che quelli sono giocatori che comunque amano, apprezzano di più partire dalla destra, poi accentrarsi e liberare il mancino. Berardi, dicevo, è un nome che ha circolato tantissimo come giocatore associato alla Juventus, anzi la Juventus ha pure trattato in passato il cartellino totale di Berardi, poi ci sono state un po' di operazioni, la Juventus aveva una parte del cartellino, se mi ricordo bene, forse era ancora il discorso delle comproprietà, ora non vorrei dire un'eresia, però Berardi è un nome che circola nell'ambiente bianconero da tanto. Anche l'anno scorso, quando è andato via Paolo Dybala, si è cercato un giocatore con delle caratteristiche differenti che potesse giocare d'esterno in un tridente, e si è andati su Di Maria. I nomi erano tre: Di Maria, Zaniolo e Berardi per il post Dybala. Si è scelto Di Maria e ora rimangono Zaniolo e Berardi anche un anno dopo, sempre per quel discorso di chiacchiere, di costruzione, di casellina e di tabellina. Ora, io l'anno scorso mi ero espresso chiaramente e vi avevo detto: ragazzi, se dobbiamo scegliere tra Di Maria e Berardi è un confronto impari, un confronto che non esiste. Però parlavamo ancora di una Juventus che doveva andare a disputare una Champions League. L'anno prossimo noi non partiremo per disputare la Champions League, ahimè, purtroppo, sappiamo tutti il perché. Andiamo a giocare la Conference e la Juventus dovrà puntare molto forte sul campionato. Berardi è un giocatore che non ha esperienza europea, se non quella che ha fatto con la nazionale, dove ha vinto comunque l'europeo, era partito titolare, poi ha perso il posto perché Federico Chiesa è venuto fuori in una maniera divina, e quindi avresti comunque due titolari o comunque giocatori offensivi che si sono dati il cambio, diciamo così, nei titolari, in quella spedizione in cui l'Italia ha vinto poi l'europeo. Però ragazzi, siamo sempre lì. Cioè siamo sempre lì. Berardi è un giocatore secondo me forte per quello che è il livello della Serie A, è un giocatore forte per quello che è il Sassuolo. Carnevali si interroga e si chiede: come mai le grandi non puntano quel giocatore lì? Beh, probabilmente perché è un classe 94, quindi anche lui sta iniziando ad invecchiare, l'anno prossimo sarà l'anno dei 30 anni, quindi è un giocatore che ha già completato la sua parte in salita e adesso inizia magari una discesa più o meno lenta, perché poi sappiamo che i calciatori a 30 anni sì, certo, iniziano una fase discendente, però magari rimangono su quegli standard qualitativi per 3-4 anni. Ci sono giocatori che sono ancora in formissima intorno ai 35-36, però si contano sulla punta delle dita, sono dei fenomeni, dei fuoriclasse nei loro ruoli. Io penso a Kroos, a Modric, a Benzema, guarda caso tra l'altro tutti che hanno giocato a Madrid negli ultimi anni. Si può pensare a Ronaldo, si può pensare a Messi, si può pensare a Buffon, sono quei giocatori che una volta superato quel numerino lì hanno comunque mantenuto quel livello di prestazione elevato. Lewandowski, ma ce ne sono veramente tanti, però sono giocatori con uno status differente. È lo stesso Di Maria, lo stesso Di Maria. Pensare di passare da Di Maria a Berardi secondo me è un downgrade, come secondo me passare da Dybala a Di Maria era un upgrade. Poi possiamo parlare, ovviamente questo dal punto squisitamente tecnico, io sono innamoratissimo di Dybala, lo sapete, però Di Maria è un'altra storia, è un giocatore completamente diverso, è uno dei giocatori che ha fatto più la differenza negli ultimi anni di calcio ad alto livello, l'ha dimostrato anche vincendo la Coppa del Mondo con l'Argentina, segnando e dominando la finale. Infatti quando poi è uscito Di Maria è un po' cambiata l'inerzia della partita, ma questa è un'altra storia.
però secondo me Di Maria uno status incredibile, Berardi non lo è, però la Juve non è nemmeno più quello status lì, no? Ripeto, non partiamo per giocare la Champions League, nemmeno per vincerla, assolutamente, figuriamoci per vincerla, però non partiamo neanche per giocarla. È un giocatore funzionale Berardi? Sì e no, perché se è 3-5-2, ripeto, ci può giocare, è un po' sacrificato. È un giocatore che non ha esperienza in grandi squadre, e là, un conto è giocare con la maglia di una squadra come il Sassuolo, che una volta che si è salvato tutto quello che viene di più è di guadagnato, che non ci sono dei grossi obiettivi sportivi da quel punto di vista, non ci sono delle grandi pressioni. Un conto invece è giocare con una maglia come quella della Juventus. A me Berardi, devo dire la verità, non dispiace nemmeno per caratteristiche, è un giocatore che capisco. Se l'anno scorso mi sembrava un'utopia parlare di Berardi in chiave Juve, perché ripeto, se mi devi far scegliere tra Di Maria e Berardi, ragazzi, non è una scelta che uno può fare. Se dobbiamo parlare di pallone, è ovvio che devi prendere Di Maria se c'è la possibilità di prenderlo. E Berardi è non uno, forse due, tre, quattro gradini sotto Di Maria. Un giocatore che ha fatto benissimo in Serie A, benissimo con il Sassuolo, un giocatore che è rimasto nella storia del Sassuolo. Però secondo me l'abbiamo visto anche quando poi si è alzato il livello qualitativo proprio all'europeo. Berardi che perde il posto da titolare, secondo me non è una coincidenza. Perché? Perché iniziano a diventare sempre più difficili quelle partite, sempre più complicate, il livello si alza, i ritmi si alzano, e subentra Federico Chiesa e fa benissimo. Quindi se fosse un discorso di oh, sai cosa, l'anno prossimo facciamo il 4-3-3 100%, andiamo a prendere Berardi come esterno sinistro al posto di Maria, non giochiamo la Champions, dobbiamo portarla sulla Serie A, io ti dico, va, ci può anche stare come nome. Poi non so se Berardi è un giocatore forte da fare il titolare nella Juventus, nell'Inter o del Milan, però capisco. Dobbiamo puntare sul 3-5-2, è l'ennesimo giocatore che vai tra virgolette a sacrificare in funzione del modulo, in funzione di avere questi due attaccanti vicino, in funzione di una stabilità per come la intende, come la vuole Allegri. Berardi è un giocatore che segna con tanti rigori, un giocatore che fa tanti assist, perché storicamente è un giocatore che fa tanti assist, però è messo all'interno di un contesto differente rispetto a quello che andrebbe a trovare la Juve. Io sono abbastanza convinto che lo standard qualitativo di Berardi si andrà ad abbassare notevolmente. Ripeto, ha fatto fatica Di Maria, che è un giocatore vecchio, d'accordo, ma fenomenale in quella posizione lì, perché non è il suo ruolo, in quel tipo di approccio al calcio, in quel tipo di approccio alla fase difensiva. Berardi farebbe ancora più fatica. Poi quanto lo deve andare a pagare uno come Berardi, che appunto in classe 94 sia nel 2023, cioè non è più neanche il nome di quel giocatore che dici sai cosa, questo magari mi scoppia, mi esplode, mi diventa calciatore determinante nei prossimi anni. No, Berardi è un giocatore fatto, finito, un giocatore che quello che doveva prendere lo ha preso, può sicuramente migliorare, ma è molto più probabile che mantenga appunto questo standard o che vada a calare il rendimento. Giocatore magari come lo vuole Allegri, giocatore più pronto, pensante, giocatore che non ha bisogno di farsi dire, spiegare determinate cose, un giocatore che quello che deve fare lo sa già. Quindi magari può essere una richiesta di Allegri. A me non sembra tanto un nome da carnevale, da giuntoli, devo dirvi la verità, perché ripeto, se la Juventus devi cercare comunque di fare un percorso netto positivo in campionato, non dico di vincerlo, ma devi avvicinarti, perché comunque la Juventus anche senza la penalizzazione anche in questa stagione si sarebbe posizionata al terzo posto a pari punti con la quarta. Quindi stiamo parlando di tre stagioni che, numeri alla mano, senza penalizzazioni arrivi quarto, quarto e terzo a pari merito con il quarto. Quindi non delle ottime posizioni per la Juve, non degli ottimi campionati, e sinceramente anche basta. Quindi dato che non hai neanche la Champions, vedremo se ci sarà la Conference, sì o no. Ti dico, Berardi ha molto più senso quest'anno rispetto all'anno scorso, perché hai delle richieste differenti, non prendiamoci in giro. Passare da Di Maria a Berardi dovrebbe essere un delitto per quanto mi riguarda. Se vuoi cercare di migliorare non lo fai, assolutamente. Però se l'obiettivo è spingere un po' di più in Italia, e quindi un giocatore che conosce il campionato, e se la scelta è tra lui e Zaniolo all'interno del 3-5-2, per quanto Berardi sia sacrificato, ha più senso Berardi che Zaniolo. Se poi cerchi un giocatore invece che possa essere una sorta di jolly, allora io delle due ti prendo Zaniolo. Se poi l'idea è giocare 4-3-3, a me, onestamente, mio parere personale, immaginarmi Chiesa da una parte, Zaniolo a quell'altra, con una punta in mezzo, mi farebbe non piacere di più, perché mi piacerebbe molto. Sono anche dell'idea, sono convinto che siano due giocatori molto complementari per giocare in un tridente, così come possono essere Chiesa e Berardi, ma non
però l'idea non è giocare col tridente, o almeno non è quella di partenza. Arriverà? Non lo so. Sembra la Juventus indirizzata comunque a mantenere questa linea 3, perché ha dato delle risposte positive in primis nei difensori. Penso a Bremer, penso a Danilo, penso a Gatti, sono tutti giocatori che hanno dimostrato che nella difesa 3 stanno probabilmente meglio rispetto alla difesa 4. E soprattutto a centrocampo, perché quel centrocampo a 3, per non parlare di Kostić ovviamente, però quel centrocampo a 3 con quei tre difensori lì ti ha dato quella compattezza che secondo me ha aiutato a raggiungere per un determinato periodo di tempo dei buoni risultati dal punto di vista difensivo. Il problema è sempre quello, è mancato poi tutto il resto davanti. Cioè la fase offensiva della Juve purtroppo non c'è mai stata. Se c'è stata è stata sterile, se non era sterile era insufficiente. Va migliorato lì, però non è un discorso di allora inserisco quell'altro giocatore, anche perché ripeto banalmente, togli Di Maria, metti Berardi, invece che aumentare abbassi, e se già quest'anno si è fatto fatica viene a pensare logicamente che si farà ancora più fatica. Però sono soltanto parole, soltanto riflessioni. Io sinceramente il nome di Berardi sono anche stufato di leggerlo in chiave Juventus. Quando avevo letto che andava alla Lazio ero contento, perché ho detto ok, almeno quest'anno la Ateneo Vela ce la siamo tolti e siamo sullo stesso livello del ritorno di Pogba, di Icardi alla Juve, di Gerardino alla Juve. Quante volte le abbiamo lette queste cose? Poi devo dirvi la verità, un pensiero cattivo io l'ho fatto. Carnevali mi parla e mi dice perché le big non vogliono Berardi, e due giorni dopo, prima pagina della Gazzetta, Berardi Juve. Non è che questo è uno spot magari per convincere delle squadre realmente interessate a Berardi, che hanno volontà effettivamente di prenderlo da Sassuolo, inserirlo all'interno di una squadra, di affondare il colpo decisivo per paura che possa essere perso. Traduco, non è che il Sassuolo sta chiedendo di mettere un po' di pressione alla Lazio eventualmente per completare, o la Lazio o chi per loro, questa trattativa, perché sennò Berardi ha altre richieste tra cui la Juve? Non lo capirei sinceramente l'acquisto di Berardi. Poi ripeto, un giocatore secondo me che per lo standard del campionato italiano è un buonissimo giocatore, un giocatore che secondo me non ti fa la differenza ad alti livelli nelle squadre che devono vincere, e lo dice il fatto che lui è 9 stagioni 10 stagioni, non mi ricordo quante sono, che gioca a Sassuolo, con tutto il rispetto per il Sassuolo che praticamente ci batte una volta sì e una no, e lo abbiamo notato, l'anno scorso ci ha battuto, quest'anno ci ha battuto, una squadra che comunque il Sassuolo secondo me è da rispettare tantissimo. Io tra l'altro abito a un'ora da Reggio Emilia e simpatizzo pure per il Sassuolo, credo che sia una bellissima realtà e ha costruito qualcosa di importante, però stiamo parlando di una squadra che come obiettivo ha quello di salvarsi, valorizzare dei giocatori, metterli in vendita. E Berardi è sempre stato quello che invece la grande occasione non l'ha mai presa al volo, non ha mai inseguito quel treno, un treno che dicono passa una volta sola, secondo me è passato tante volte per un giocatore come Berardi, e magari è stato più contento di rimanere in una comfort zone come quella di Sassuolo, e adesso invece vuole mettersi in mostra, vuole prendersi una grande squadra, vuole una grande firma su un contratto per iniziare la fase di discesa della sua carriera. Quella grande squadra può essere la Juve? Può esserlo, non dico di no, però ripeto, vedo poca logica dal punto di vista di tesserare uno come Berardi. Secondo me ci sarebbe più logica nel tesserare uno come Zaniolo, però ripeto, se poi il discorso è basarci sul 3-5-2, ora forse faccio una riflessione in più su tutti e due e torno all'inizio del video, forse vado delle due a prendere Kalulu, che è un giocatore che secondo me torna molto più utile se dobbiamo giocare con un 3-5-2. Però queste sono un po' di riflessioni sparse, fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti. Il mio non è un no deciso, definitivo al nome di Berardi, però nemmeno un apprezzamento importante, nemmeno un giocatore che mi fa dire wow, sì, abbiamo preso il giocatore giusto. No, anche perché, ripeto, passare da Di Maria Berardi, com'è, da un grade clamoroso. Però torno un pochino a quei giorni quando si dice no, non rinnoviamo Paolo Dybala perché nuovo punto del progetto è Vlahovic, perché sul mercato abbiamo le idee chiare, sappiamo come sostituirlo. Si è preso Di Maria, fortissimo per amor di Dio, si è fatto un contratto di un anno, si è semplicemente posticipato la risoluzione di un problema, cioè la sostituzione di uno come Dybala. Vlahovic al centro del progetto, sì, però è il nome più chiacchierato per la cessione proprio in questa sessione di calciomercato. Se proprio vogliamo mettere il discorso di Di Maria, mi sembra un po' il rinnovo di Rabiot di un anno, ehi dai, ci pensiamo poi l'anno prossimo. Però forse mettere la polvere sotto il tappeto, a un certo punto poi si crea, no, la bugna, lo dico un po' in dialetto. E come vi dicevo ieri nel video, io da Giuntoli invece
volevo, poi magari sarà così, queste sono soltanto chiacchiere al vento e sparse, che iniziasse a mettere mano sui problemi veri che la Juve si porta dietro di anno in anno. Perché do McKennie in prestito un anno, poi mi ritorno, Zaccaria in prestito un anno, poi mi ritorna Arthur in prestito un anno, mi ritorna Pellegrini in prestito un anno, mi ritorna Piazza in prestito 20 anni, mi ritorna. Iniziamo a chiuderle queste cose, queste porte, perché non è normale che tutti gli anni in estate ci mettiamo qui e ci raccontiamo la stessa storia. Quello come lo piazziamo, questo come lo risolviamo, questo scade, fra un anno ci ripensiamo, e soprattutto tutti gli anni. Berardi arriverà davvero a Juventus, sì o no? Mamma cara ragazzi.